sentito un tuffo e niente, e poi sono scappati tutti perché un fumo sembrava bruciasse di cose. Un forte boato e poi le sirene delle ambulanze, questo hanno sentito chi si trovava nei pressi della TCA di Castelluccio intorno alle 11.30. All'interno dell'azienda si è verificata un'esplosione, in particolare nel reparto forni, al forno per il riciclo delle polveri da lavorazione metalli. Due gli operai RA di 34 anni e ST di 41 rimasti gravemente feriti. Il 34enne lotta tra la vita e la morte al centro Grandi Ustionati di Pisa. Ha riportato gravi ustioni. Il 41enne, ustionato per lo più alla schiena, trasportato in un primo momento al San Donato, è stato poi anch'esso trasferito a Pisa. Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, anche carabinieri, ASL e ARPAT. La TCA, fondata nel 1977, conta circa 120 dipendenti, soltanto 3. Gli iscritti alla CGIL è di fatto un'azienda non sindacalizzata. Nel 2016 non possiamo assistere continuamente a questi tipi di infortunio e soprattutto vedere un clima così generalizzato di omertà e di timore referenziale, soprattutto quando vediamo compagni di lavoro che in questo momento si trovano in un letto d'ospedale. Sul posto anche il sindaco di Capolone Alberto Ciolfi, accorso appena avuta la notizia del grave incidente. C'è stato un ritorno di fiamma in un piccolo forno, oltretutto un piccolo forno, c'è stato un ritorno di fiamma che l'ha scaraventati per terra, speriamo bene che si recuperi.